Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 1 dello spettacolare modellino nuovo. Quindi questo lo porterò sul mio canale. Sono tutte le uscite. Adesso vi avevo già spiegato un po' in precedenza. Andatelo a vedere il video che avevo fatto e vedere che avevo fatto l'abbonamento, ma non è andato a buon fine perché l'abbonamento parte a gennaio, quindi sono furbi e ti fanno vedere l'abbonamento, tutto quanto, voi lo fate e vi fregano. Non fatelo prima di gennaio, quindi dovete farlo a gennaio, ok? Gennaio parte l'abbonamento. E io lo farò un po' in edicola e un po' con l'abbonamento, cioè è tutto con l'abbonamento, quindi fino all'uscita numero 3 in edicola a questo punto. Poi l'abbonamento lo faccio con la carta di credito a partire dalla quarta uscita, ok? E questa ci ha dato 50 centesimi e l'uscita numero 1 della Shat, quindi è della nave di Titanic, abbiamo detto. Sembra facile da montare, ma non lo è. Comunque, come potete notare, questa è la confezione, non riesco neanche a inquadrarla come grande e quindi devo cambiare questo assetto. Comunque, la prima uscita costa, come potete notare, 50 centesimi, scala 1.200, c'è scritto metallo, modello, museo, qualità. E qua dice che ci sono le eliche rotanti, adesso vedremo meglio nel dettaglio comunque. Le eliche rotanti, i motori funzionanti e ispezionabili, cioè sono 140 uscite al prezzo da 13 euro. La seconda costa 6 euro, che adesso vedremo nei dettagli. E dalla terza in poi 13 euro. I fumaioli con effetto fumo, effetti sonori e luminosi. Io vi consiglio di fare l'abbonamento perché ci saranno anche regali aggiuntivi. Non vi posso dire quali, sono sorprese. Comunque andatelo a vedere il video se volete vedere le sorprese. E questi sono i componenti che abbiamo ricevuto in questa uscita di Titanic, ok? Titanic è una nave che ha avuto una storia tragica, perché alla fine ha avuto una brutta storia che è affondata grazie a un iceberg, ok? Ragazzi, comunque metterò la canzone di Titanic, quindi sentirete la canzone di Titanic. Ho pensato questo. Questo è il fascicolo che dopo vedremo e qua ci sono i componenti che inizio a staccare i componenti. Piano piano, mi raccomando ragazzi, fate con calma perché è un attimo che si spacchi qualcosa. Ok, staccato. Come potete notare, questi sono i pezzi. E qua se girate il cartone, che è enorme, anzi costa di più, costa 7 euro. La seconda uscita, come potete notare, cioè, tra 2 settimane in edicola, che io la prenderò in edicola, e 7 euro costa. E nulla, numero 2, vedete, oltre 134 cm di lunghezza, come potete notare qua. È gigantesca ragazzi. Io ce l'ho allo spasso. E poi anche il telecomando esclusivo del capitano con leva e pulsanti per attivare tutti gli effetti sonori luminosi. Qua c'è la storia. E qua ci sono diversi componenti che nella prossima uscita sono questi. E nulla, è molto lunga, dicevo, come nave, vedete? È oltre 134 cm di lunghezza. Io ho lo spazio per metterlo. E nulla, vediamo un attimo. E adesso vediamo cosa ci hanno rifornito i fascicoli, ok? Quindi apriamo il fascicolo. Se non avete nulla, fa lo stesso. Lo riuscite ad aprire anche con le mani. Ok, questo è il fascicolo, molto bello e molto interessante, con l'anale che a me mi piace perché più resistente è, meglio è. E questo niente. Ecco, questo è per abbonarvi. Vi faccio vedere. Vedete, quindi non è più una sorpresa perché se vi abbonate entro tot data, mi pare, o comunque se pagate con la carta di credito come faccio io, le spese di spedizione per tutta l'opera sono gratis. Poi vi danno la moneta celebrativa del Titanic dal 1912 al 2022, che compie 100 anni. E molto molto bella, placca d'argento, e mi arriverà con il primo invio, non vedo l'ora, infatti.
E in più ci daranno la targa storica, il pratico tool kit e l'esclusivo mug, che è la tassa, nel secondo invio però. Con il quarto invio invece l'elegante e orologio da taschino. Però non c'è scritto nulla come si fa ad abbonarsi, perché è questo. È questo, ragazzi. Vedete? Qua ci spiegano le uscite e i componenti delle prossime due uscite. Quindi, uscita numero 2 ci danno l'elemento di giunzione, il mascone, la targa, la carena di Plue e il cacciavite. Nella uscita numero 3, che è gratis, quindi comprende questi due numeri a 7 euro, anzi di più, cioè anziché di più, in pratico vi danno due regali aggiuntivi, quindi il tool kit e la targa storica. L'uscita numero 3 vi danno in gratis. E c'è un sacco di roba, quindi approfittatemene di questa offerta. Io ve lo posso dare questo qua, ve lo regalo. E mi contattate in privato su Instagram, dopo mi metto tutti i link possibili delle pagine. E comunque, incastellatura del motore, cilindri, bielle, volano, frizione, albero motore, generatore di fumo e teste, generatore di fumo. Già dalla terza si vede qualcosa di risultato. Io non vedo l'ora comunque, ragazzi. Questa la faccio tutta perché è molto molto bella, molto dettagliata. A posto della Bismarck, che lasciamo ben stare, ragazzi. Lasciamo ben stare che non è andata a buon fine. È il doppio della Bismarck questo bestione qua. È il doppio. E comunque, niente, molto bello, molto dettagliato. Niente di che. Comunque, se vi volete abbonare, io vi posso dare questo fogliettino qua che dopo mettete i vostri dati. Dovete essere maggiorenni, però vabbè. Basta una firma del genitore, qua c'è scritto in basso. Quindi, se non avete 18 anni, non vi preoccupate che ve lo do lo stesso, perché basta che firma un genitore, come la firma di minorenni, ok? E basta che ci va un genitore. Ok. Mettiamo via e poi c'è il poster. Quindi ci fanno vedere che cosa c'è nella prossima uscita. Poi se lo apriamo e ci fanno vedere la storia del Titanic, no? Il modello, com'è, la perfezione e il realismo di questa nave, perché è fatta bene, cioè è molto molto dettagliata, di minimi dettagli. Ottone forte inciso, c'è anche l'ottone, ragazzi. L'ottone. Cioè, il volante e la prua, cioè quello per la linza della pesca, è in metallo. Cioè, no, è in ottone, è in ottone. Scafo è in metallo, scafo sì. Ok, un po' come l'abismo. Comunque, se lo apro, adesso ve lo faccio vedere, e com'è grande questo gioiellino di modellino, ok? Ed eccola qua. Ho inquadrato per terra perché è veramente, veramente grande. Guardate, ragazzi, com'è un bestione. È un bestione. Diventerà così. Vedete i fumaioli che andranno. Tutto che andrà. Vedete? Fino qua. E ben dettagliato. Guardate i dettagli lì. L'ho messo per terra e sto inquadrando un po' dall'alto. Poi c'è la base. C'è la base. Ok? C'è la base e la targa del Titanic con scritto sopra. Quindi si sorreggerà tra due staff, con tutto il peso, con tutto il peso. Sono 140 uscite, ragazzi. E c'è anche la bandierina del Titanic, che purtroppo affondò. Ed eccoci di nuovo qua, con il Titanic, che praticamente è qua, è il poster, ma di dietro. Quindi faccio vedere le funzioni che fanno vedere che cosa c'è. C'è il telecomando. E esclusivo del Titanic. Guardate che bello, riproduce il classico telegrafo di macchina. Leva e pulsanti attivano gli effetti sonori luminosi. Sala macchine ediliche, vapore fumaiole, accensione luci ponte, sirena nave, segnali per richiesta d'aiuto. Grande, cioè, c'è anche il segnale per la richiesta di aiuto, ragazzi, che vi avevo detto anche quando abbiamo fatto l'abbonamento insieme. Allora, qua è il viaggio che ha fatto breve Titanic. In mezzo è successo che ha preso l'iceberg e affondò, purtroppo. Piano piano,
sono morte molte persone, la rotta del Titanic, vedete? Quindi Titanic affondò qua, è partita da qua, da Sonda, Cherbourg, Queenstown ha fatto qua e Titanic affondò qua, l'Oceano Atlantico, per poi non proseguire più New York. Quindi questo pezzo non ha fatto. Quando si è spaccata, basta. Hanno fermato tutto e niente. Cioè, si è crepata a metà un iceberg, non l'ha visto e ha fatto così. Quindi in verticale, anzi di così. Lo spiegano anche nel film. Quindi così. Purtroppo ha avuto una tragica fine e molti morti. Comunque i fumaioli che vanno, come potete notare, che esce il fumo e questo è fantastico. Poi ci sono i motori funzionanti. Adesso se non faccio danni ve lo faccio vedere. Allora, vediamo un attimo. Ok, lo faccio vedere così che è meglio. I motori funzionanti e spezionabili, che questa è una cosa grandiosa, ragazzi, grandiosa, che potete anche vedere in funzione. Le eliche rotanti, i fumaioli con effetto fumo, l'illuminazione dei ponti interna, altro che Bismarck. Oh, ragazzi, qua ce n'è da fare di roba. Scialuppe e allestimenti realistici, quindi tanta roba anche qua. Fumaioli con impianto vapore, dettagli in fotoincisione, rivestimento in legno dei ponti e completo. Adesso ve lo metto in fuoco perché c'è completo di base di supporto. E qua ci sono diverse fasi di assemblaggio con il tutorial che ve lo fanno vedere, quindi non vi preoccupate se non riuscite a montare, che c'è benissimo il tutorial da farvi vedere. È fantastica questa nave e sarà il mio terzo modellino preferito che farò. Comunque questo è un nuovo mio modellino che vi ho fatto vedere. Poi ci saranno presto tante nuove novità qua sul mio canale, come vi ho detto. Una è questa, che vi avevo già detto in passato, se ve lo ricordate, e ve lo ripeto perché magari dite: caspita, questo qua ha detto novità, ma questa non la fa. Invece no, la faccio, che sia chiaro per tutti. Comunque adesso sto provando a chiudere il post, ma comunque vabbè, dopo magari lo chiudo per conto mio. Sì, perché sennò perdiamo tempo. No, ma ce l'ho fatta, forse. Si apre in continuazione. Ok, ci siamo, eh? Ci siamo. Ok, perfetto. Più o meno. Adesso sgomberiamo tutta la zona e vediamo il. Qua c'è un test di prova, se volete completarlo, siete liberi di fare quello che volete. E vi dice delle domande per se vi piace l'opera, se volete proseguire, se in che uscita volete vedere, dove la trovate meglio l'opera, segni nel motore, eccetera. Comunque questo è il libro, il fascicolo. Allora, nella prossima uscita, qua vi fanno vedere nella prossima uscita che cosa c'è intanto. C'è Mascone, la carina di prua, la targa, il connettore e il cacciavite. Comunque, e se io ordino a gennaio questa uscita qua, che è uscita ieri, cioè il 28 di dicembre, è uscita in edicola. Però, e se volete fare l'abbonamento, vi consiglio di iniziare dalla quarta almeno, ok? E perché dalla quarta? Perché fate la prima, la seconda e la terza in edicola, ok? E poi dopo iniziate. Comunque vi metto magari il link dell'abbonamento per abbonarvi all'opera. Tanto è a chat, lo conoscete benissimo. E poi niente, fatto sta, e arriverà fine gennaio, mi hanno detto. Quindi se lo ordinate a gennaio, mi raccomando, aspettate un mese, perché in tutti i modellini è un mese. Comunque, qua c'è la nave in una splendida notte stellata, un tragico naufragio. La prima parte, quindi purtroppo affondò il viaggio, come vi ho ben detto. L'Oceano Atlantico, quindi il punto in cui affondò il Titanic, precisamente il 15 aprile del 1912. Infatti ha avuto una data importante, perché il 15 aprile del 2022 fa 100 anni, ragazzi, fra qualche mesetto. Preparatevi.
Una montagna d'acciaio, il Titanic, prima parte, perché questa era una gran nave che ha fatto la storia nella carriera dei capitani. Infatti c'è Edward John Smith, che è il capitano della nave di Titanic. E lui è morto, affondò con la nave. Subito, subito, ragazzi. Che dite? Magari il capitano sa gestire il danno. Invece no, se ne approfittavano, c'erano anche i ricchi. Un macello è successo, ragazzi. Un delirio. E l'età d'oro dei transatlantici, perché i ricchi volevano sopravvivere, ovviamente, come sempre. E quindi le scialuppe erano tutte piene stipate. E quindi della gente moriva per nulla praticamente. Ok? E c'era anche gente cattiva, ragazzi, purtroppo. La campana del Titanic. Ok? Quindi la campana aveva anche una campana che suonava. Infatti nel film si nota, adesso che mi ricordo, mi viene in mente. E queste sono le fasi di assemblaggio del Titanic. Tanti tanti piccoli particolari che vediamo subito di assemblare. E si proseguirà così. Ok, quindi. E vi faccio vedere il proseguimento del Titanic per il montaggio, per l'assemblaggio. Allora, dovete recuperare questo pezzo bellissimo in plastica. Ok, dovete prendere questo e questo che è rigido, quindi è un cartoncino praticamente fatto bene in legno. Ok, molto molto dettagliato, cioè mi piace veramente particolarmente, e ha un adesivo dietro, come potete notare. Questo adesivo va collocato qua nella base, ok? Quindi dovete metterlo qua, posizionandolo all'interno, e dopo dovete staccare l'adesivo. Quindi quando avete controllato che il posizionamento sia corretto, proseguite con lo staccaggio dell'adesivo, ok? Quindi dovete vedere se tutti i pezzi e componenti così vanno bene. Prendiamo il pezzettino di legno, quello che è, e lo staccate. È ben fatto, ragazzi, è ben fatto. Ok? Attenzione che dovete collocarlo per bene. Minima precisione, non sbagliate nemmeno un margine. Ok, quando avete fatto controllare per bene, sì, potete anche staccare finché che non avete notato che tutti i fori combaciano fra loro. Ok? Allineate per bene e lo ha incollato, ok? Come ho fatto io. Semplicissimo passaggio. Fatto bene. Ha un legno molto bello, mi piace, robusto, dettagliato e sì, deve presentarsi così, ok? E tutti i buchi sono correttamente messi, ok? Perfetto, guardate che bello, che spettacolo, ragazzi, che diventerà questo modellino di nave. Questo è il davanti praticamente della prua. Proseguiamo con il lavoro, che ci sono tanti tanti passaggi. Quindi adesso dobbiamo recuperare l'ancora. Ci danno dei sacchettini, mi raccomando ragazzi, state attenti ad aprirli. E i tre argani, quindi l'ancora, i tre argani, la manica a vento e il condotto di areazione, che adesso vi faccio vedere quali sono. E non è necessario, infatti sono la cosa bella di questa nave è che molti pezzi sono ad incastro, ragazzi. Avete ben capito? E questa cosa mi piace particolarmente. Allora, questi sono gli argani, i tre argani. Ce ne danno forse uno in più perché per sicurezza. E anche questa cosa è molto molto bella. Vediamo un attimo. 1, 2, 3, no, sono 3, mi sembra strano, in plastica. Poi dobbiamo recuperare l'ancora, che non so dov'è. L'ancora non la trovo. Ah, eccola,
È minuscola, fate attenzione. È qua. Guardate. Com'è minuscola, minima in dettagli, fatta veramente bene. Ok. La metto su così vedete meglio. Questi sono i componenti. Poi ci manca l'1F che è il condotto di arrestazione. Dovrebbe essere. No, la manica 20 è il condotto di arrestazione. Manica 20 è questa. Una di queste. Comunque sono tutti qua, i componenti. Eccoli qua. Non so se riuscite a vederli perché li ho messi qua. Questi bianchi qua. Okay. Adesso vi faccio vedere quali sono. Ah, c'è anche il lucernario, ragazzi. C'è un sacco di roba. Però per prima cosa dobbiamo mettere questi. Quindi dobbiamo mettere i tre organi. Allora, e faccio vedere dove vanno. Ok, ho capito il senso. Vedete, avete due penne. Adesso vi metto tutto per bene. Avete due penne, come dicevo, qua. Uno e due. Dovete metterli praticamente qua in questo buco qua. Quindi quello più grande va in questo, quello più piccolo va nell'altro. Quindi incastrate profondamente, infatti si incastra perfettamente. Controllate anche qua, vedete che è esatto, sporge. Ok, quando avete assicurato che l'organo è correttamente messo, mettete anche l'altro, stessa cosa, quindi nel lato però e destra. Spingete, semplice, come passaggio, mettiamo l'altro organo, il terzo. Il terzo va un pelino più avanti. Ho sbagliato anche metterli questi due, quindi dopo io magari li tolgo. Comunque, perché sennò si spaccano. Adesso è un po' più complicato. Ok, no, ci sono quasi. Ho sbagliato a mettere gli organi. Arrivo. Fate una leggera pressione, non voglio spaccare nulla. Quindi per toglierli, fate una leggera pressione. Magari vi fate aiutare da un cacciavite. Piano piano. Senza rovinare nulla. Ok? Si staccano o no? Si vogliono staccare. Questo si è mosso un po'. Infatti è già quasi al limite. No, vanno bene. Infatti mi sembra strano. No, scusate, ragazzi, ho fatto io un errore. Perché qua ci sono. Ah no, 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 no. Va bene, cosa sto dicendo? Questo va all'incontrario, questo sì. Questo va così messo, ok? Così. Lo dobbiamo mettere un po' più in alto, che si dice. Non in questo. Direi che in questo buco qua. Quindi, stessa cosa, pressione, piccola pressione, semplicissimo. Ok, fatti, fatto. E proseguiamo il lavoro con l'1D, l'1C che è l'ancora. Quindi mettiamo l'ancora in questi due buchi qua, quelli a destra. Quindi 1 e 2. Non ha segno di estinzione perché sono tutte e due piccole. Mi raccomando, mettetela per bene. Senza spaccare nulla. Perché non va. Ok.
Anche qua si fa un po' fatica, però. Ragazzi, come avete potuto notare, l'ho rotta. Però immaginavo. Perché è troppo fragile e quindi si spacca. Quindi fate attenzione a metterlo. Io cioè, guarderò come si può sistemare il pezzettino. Tanto comunque si mette un gozzo di colla, secondo me. Ok. L'altro è un problema. Ok, ce l'ho fatta. Sì, metto un gozzo di colla e dopo ci guardo io. Comunque bisogna metterlo in questi due buchini qua, è un po' fragile, quindi fate molta, molta attenzione. E poi prendete l'1G che è questo. No, non è questo, è questo. Dovrebbe essere questo. Qua. Sì, no. Questo qua, questo pezzettino di plastica qua, bianco. E lo dobbiamo posizionare 1G qua. Esatto, questo qua, qua. Però qua fa fatica, però insomma non mi piace. Vediamo se nell'altro. Ecco, forse qua. Boh. Anche questo non è messo bene. Boh, vabbè. Cari, ci metto un gozzo di colla. Questo comunque va dentro qua. Comunque, questi due vanno arrivati verso così, ci dice. Sì, qua ci vuole un gozzo di colla e dopo ci vado. Poi, buona. Andiamo al passaggio numero 3. Ve l'ho detto che è lungo. Allora, dobbiamo prendere 6 bitte doppie e lucernare. Ok, anche questi senza incollarle. Mi raccomando, non incollate. Che ci dice qua, quindi. Dobbiamo prendere 6 bitte che sono qua dentro. Un altro sacchettino. Faccio vedere. E dobbiamo posizionarle semplicemente una qua. Una qua. Quindi avete un buco grande e un buco piccolo qua. Semplicemente. Ricca di tettai questa nave qua fantastica. Mettetela nel verso giusto. Ok. Quindi qua. Spingete fino in fondo senza fare danni. Ok, perfetto. E vedete, senza colla. Andiamo e proseguiamo con le altre. Quindi mettiamo una qua. Adesso magari metto veloce, tanto sapete i buchi che ve li faccio vedere man mano. Uno, uno. Andiamo avanti. Ok, ci vediamo fra un po' allora. Ok, perfetto, ragazzi, ho messo le 6 bit e il pezzo si è staccato, quindi ci metto subito la colla. Adesso recupero la colla e poi ce la mettiamo. Perché se si dice di no, però io la metto un goccino. Così. Ok. Quindi prendiamo la colla e la mettiamo
Dov'è il pezzettino? Ok, qua, in questo buchino qua. Piano piano, non mettete un quintale, ok? Appena esce, togliete subito. Infatti, se mi ricordo bene, in un video ho visto che ci mettevano la colla, quindi. Ok, come va rivolto? Verso così. Secondo me. Sì, esatto. Verso così, ragazzi, non sbagliate, verso. Fate premere un po', mettetelo dritto, mi raccomando, più dritto possibile. Ok. Fate asciugare e anche qui. Ok, questo non importa per il momento, poi vedremo in un futuro. Ok. Perfetto. E togliamo la colla di mezzo perché sennò fa danni. E proseguiamo il lavoro. No, ci va a lucernare adesso. Lucernare, va qua. Poi magari risolvo anche con. In questi due buchi qua. Lucernare, premete un po'. Anche questo senza colla. Ok, perfetto. Vedete che spettacolo. Ricca di dettagli questa nave qua. Mi ricordo ancora la prima uscita quando ho fatto. E la Bismarck che era simile, ma dovevo incollare tutti i pezzi, quindi un delirio, un macello, non vi dico, ragazzi. Ve lo ricordate? Il mio primo video che ho messo qua su YouTube dopo diverso tempo. Non so se ve lo ricordate, sono passati dei mesi, però c'è ancora. Datelo a recuperare se riuscite. Mi pare che l'avevo anche salvato nella playlist Bismarck, se non sbaglio. Infatti, dopo mi sono arreso. Dopo ho fatto la seconda uscita e poi basta. Ma perché non arrivavano le uscite, ragazzi? Su Edicola Shop è un delirio. È un delirio. Non arriva. E quindi ho detto, dai, è uscita questa, la faccio tutta questa e buonanotte a secche. Quella lì si è andata a farsi freezer, però. Però vabbè. Meglio così, ragazzi. Allora, a questo punto siamo quasi al termine del passaggio. Ok, dobbiamo mettere le maniche a vento con l'apertura rivolta verso la poppa. La manica a vento. Ok, la manica a vento. Ok, è qua. È questa qua e va inserita, se non sbaglio, in questo buchino qua. Fate piccola pressione, mi raccomando, come prima. Ok, perfetto. Guardate che bello, che bel dettaglio, mi piace un sacco, ragazzi. Non giratelo troppo perché è plastica, quindi se l'avete messo così, lasciatelo così. Semmai lo togliete e lo rimettete per bene. Ok, forse l'ho messo un po' storto, dopo ci guardo. Comunque. Dobbiamo mettere i frangifrutti. Attenzione, attenzione, che ho visto un video che sono molto molto fragili. In questi tre panni si sono spaccati. Uno l'ha spaccato. Quindi dobbiamo metterlo. Io deduco in questi tre fori, ma no, ho sbagliato. E in questi tre fori. Uno, due e tre. Non ha senso, cioè, nel senso sono tutte e due uguali, quindi. No, non è vero. Una a sinistra e una a destra. Si nota la differenza comunque, ragazzi. Almeno che non sono dall'altra parte, cioè così. Ecco, esatto. Quando avete fatto questa pressione, premete leggermente il primo, leggermente il secondo, senza spaccare, mi raccomando, ragazzi. Ok. Io ci metterei, come dicevano, un goccio di colla. Comunque vediamo un attimo. Non spingete molto perché è veramente fragile. Ok, l'ho messo. Dopo io magari ci metto un goccio di colla, ma per il momento resta, quindi non ne ho bisogno.
E stessa cosa con l'altro, quindi sono stato molto bravo a non spaccare, però in compenso ho spaccato l'ancora. Anche se... ah no, non si riesce a mettere, ok. E stessa cosa dall'altra parte, quindi fate attenzione, mi raccomando, che questi panni fanno veramente paura. Quindi prima uno, attenzione. Sono veramente fragili. Premete leggermente. Qua è uscita. Ok, l'ho rimesso dentro. Ok, dovete sentire un click, un incastro. Ecco, qualcosa dovete sentire. Perfetto. Però ho sbagliato. Infatti. Adesso. Ok. Ho sbagliato qualcosa. No, va bene. Che ho sbagliato? No. No, va bene, va bene. Sì, perché qua ci va l'ancora. Adesso la rimetto come era. Magari ci metto un gozzo di colla e ho risolto il problema. Aspetta, adesso la spacco. Stiamo a vedere che spacco il passo. Molto fragile. Perché ho già unito dentro. Non tirate forte perché... Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta a metterlo dentro. Magari qua e qua metto un gozzo di colla. Dopo io. Comunque è fatta veramente bene e dettagliata. Adesso l'ultimo passaggio che ci dice di fare è di mettere il bocca a bordo. No, non è l'ultimo passaggio da fare, scusate. Ne manca un altro. Sono sei passaggi. Ok, qua ci dice di utilizzare invece la colla. Vediamo un attimo. Però io deduco di sì. E va messo in questi due buchi qua in alto. Quindi, rivolto. Aspettate, ok, rivolto verso così. Sì, in questi due buchi qua in alto dobbiamo mettere un gozzo di colla. Con un stuzzicadenti qua si dice di usare, però io provo a usarlo senza stuzzicadenti, infatti non si unisce esattamente. Quindi riprendiamo la colla di prima, un gozzo qua e un gozzo qua. Piano piano, non fate uscire troppa colla e sì. Mi raccomando, se avete lo stuzzicadenti a portata di mano, usate quello, come dice il libro. E posizionatelo e tenete un po' premuto, senza incollarvi le dita, perché dietro non dovete mai prenderlo. Ok, perfetto. Non ho fatto nessun pasugo. Comunque questa colla ve la consiglio anche io. La colla ciano acrilica. Adesso non si chiude perché prima l'ho piegato. Vabbè, dopo vado io. Ok, a questo punto giriamo il libro, giriamo il fascicolo. Senza utilizzare la colla, qua si dice. Le quattro valvole. La quinta è di riserva, quindi vi danno anche una quinta che è di riserva. Pensate un po', quindi se perdete una delle valvole, ce ne avete una di riserva. Quindi le valvole vanno messe qua. Quindi in questi forellini qua, mi raccomando, non premete molto perché sennò si spacca. Dovete fare una piccola pressione, però molta molta attenzione, mi raccomando ragazze, è delicata questa operazione. Perché non mi va? Ah no, vanno qua, in questi quattro buchi qua. Piano, vedete che si piega leggermente. E se fate un minimo errore è finita. Quindi, ho appoggiato un attimo e fate una piccola pressione. Piano. È plastica, quindi ho un attimo. Ok. È un attimo spaccarla. Quindi ci vuole molta concentrazione. Poi. Ok.
Ok, l'altro va qua. Piano. Comunque se vi si spacca non vi preoccupate che avete uno di riserva, come dicevo. Però solo uno. Cercate di non spaccarlo. Ok. Ok. Fatto. E l'ultimo. Speriamo che non si spacchi. Comunque sono molto resistente, quindi non si dovrebbero spaccare, però. A un attimo. Ok. Ok. Questo è inserito bene. Perfetto. Nessuno spaccato. Non ho spaccato più di tanto. Uno, come potete notare, è di riserva. E dobbiamo mettere anche questi qua. Quindi uno. Ah, dall'altra parte, semmai. Dall'altra parte, lo stavo mettendo all'incontrario. Okay. Uno qua, facile facile. E l'altro qua. Ok. E niente. Ce n'è anche qua uno di riserva. Quindi uno e uno di riserva. L'ancora dopo. Comunque la posiziono. Magari ci metto un goccio di colla adesso. Vediamo. Voglio vedere una cosa. Ok. Se io ci metto un goccio di colla, secondo me è Raz. Ce l'avevo qua a portata di mano la colla. Guardate un po'. No, non devono. Ok. Con le dita lo sto spalmando. Piano. Se anche voi succede questo difetto, mettete un goccio di colla, come sto facendo io, che era colata prima. Ok, ho già risolto, quindi il pernino comunque lo tengo da parte, questo qua che non si sa mai, che in futuro magari mi può servire. Quindi ho già risolto. Considerate che non potete più toglierla. E questi li ho messi bene, quindi tutto perfetto, minimi dettagli, minimi particolari e non si dice nient'altro da fare. Molti passaggi, molto interessante e ci vediamo tra 2 settimane con la seconda uscita della nave mitica di Titanic. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando attivate la campanella qua sotto per ricevere tutte le mie notifiche dei nuovi video e di questo. Quindi commentate. E mettete un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao!